siamo con Adelaide Denunzio al PAN per conoscere il suo primo libro, Architetture criminali. Ora ci racconterà com'è nato e di cosa tratta. Ok, perfetto, grazie Luca. Allora, questa è la mia, diciamo, prima opera completa dal titolo Architetture criminali. Raccoglie un lavoro di selezione di 15 anni di fotografia e di reportage sul territorio del sud Italia. E racconta proprio architetture criminali come la criminalità ha effetti sul territorio, sul paesaggio, sulle architetture, e poi ci sono delle finestre su delle persone che io ho incontrato in questi miei 15 anni di reportage, più o meno, anche di più. E ci tengo a dire che non intendo criminalità solo il sistema mafioso. Intendo criminalità tutto ciò che è abbandonato a se stesso. Quindi io associo il concetto di criminalità in maniera ardua alla non cura. Quindi dove non c'è cura nasce la criminalità. Quindi io parlo sì delle architetture criminali, ma anche di architetture che possono essere di tipo abusivo privato o non finito pubblico. Quindi, diciamo, mi metto in questa concezione del disastro paesaggistico, non strettamente solo legato alla criminalità, come ad esempio in questa fotografia dove siamo in un paesaggio della costiera amalfitana che sembra ovviamente meraviglioso, però se andiamo poi nel particolare vediamo che all'interno c'è un mostro edilizio. Oppure, diciamo, andiamo in altre che sono altre architetture, come per esempio questa qua, che poi grazie al cielo dopo anni è stata distrutta, e ci troviamo sulla statale 106 di Calabrese, dove queste villette sul mare erano completamente abusive e dopo anni e anni e anni erano diventate quasi un monumento e sono state distrutte. Questi, vabbè, sono tutti i racconti. Qua invece ci troviamo a Ponticelli ed ero dopo il rogo che era stato fatto nel campo Rom, come vedete, diciamo, è comunque un disastro, vabbè, qua si va più. Mentre poi ci sono, diciamo, delle ville confiscate nel nostro territorio, o quello che può essere un'icona proprio che ritroviamo nel nostro territorio. Come hai concepito il libro? Allora, diciamo che è stata un'osservazione postuma, cioè io ho raccolto tutte queste fotografie e mi sono resa conto che c'era una grande riflessione sul territorio e quindi ho deciso di selezionare queste immagini che raccontavano il cancro del nostro paesaggio, bellissimo paesaggio del sud Italia. Perché noi la prima volta che vediamo un abuso abbiamo uno shock visivo, ma dopo un po' ci abituiamo e rifugiamo il nostro occhio nella bellezza del paesaggio, nel mare, nelle montagne, e dimentichiamo ciò che noi abbiamo creato, che è questa bellezza.